Io sono sempre stato tifoso della Roma, perciò sono orgoglioso di essere romanista, romano, sono contento di essere cresciuto in questa società, in questa squadra, dove ho sempre sognato di giocare. Io da ragazzino ero un po' vivace, però ero un giocherellone, stavo sempre col pallone in mano, davanti a casa mia a San Giovanni dove abitavo prima, avevo una scuola, un campetto dove giocavo sempre con gli amici, però sono cose che belle da ricordare, poi ecco ancora oggi vedo i miei amici dove giocavamo allo stesso posto. C'è una cosa bella. Nel 90 penso che tutti gli anni c'erano le cene, nel senso i regali natalizi, dove il presidente della società faceva gli auguri a tutto il settore giovanile. Quando chiamavano squadra per squadra, ragazzo per ragazzo, alla fine quando sono arrivato io si è un po' soffermato. Mi disse, ho saputo che sei molto bravo e ti farò esordire prima possibile, cioè a 16 anni, era dopo un anno quasi. Poi è successo quello che è successo, però ha mantenuto la promessa. Il momento più bello quando sono a Roma penso sia stato l'esordio. L'esordio penso che è una cosa indimenticabile. Perché ero molto piccolo, giovane, avevo 16 anni, l'allenatore era Boškov, non pensavo mai che mi facesse entrare, infatti ho servito a Brescia, penso che quello è il momento più bello della mia vita. Il primo gol in campionato, mi ricordo, il 4 settembre contro il Foggia, quando Terne, lancio Fonseca dentro l'aria, Fonseca mi diede la palla di testa, appoggiata dietro, io sono arrivato di corsa, calciavo di sinistro, la sotterra sul primo palo. Quello penso è stato il mio primo gol ufficiale con la Roma, una cosa bellissima, infatti quando risultavo non sapevo cosa fare perché era una gioia difficile da descrivere, sinceramente. Ho avuto 5 allenatori fino a questo momento nella prima squadra. Boškov mi ha fatto esordire, poi una persona sempre col sorriso, una persona socievole. Poi ho avuto Mazzone è stato un padre per me, che mi ha cresciuto sia in campo che fuori, mi ha gestito nella maniera migliore. Anche perché lui su queste cose è molto bravo, lo ringrazio ancora oggi. Poi ho avuto Carlos Bianchi, non ho avuto dei grandissimi rapporti con lui, perché, non perché mi ritenevo un ragazzo come tutti gli altri, un giocatore normale, però non ci ho avuto un rapporto fuori dal campo, anche perché era un po' così così, un po' sulle sue, pensava più a se stesso che a noi. Ho avuto Zema che ha fatto un cambiamento dal giorno alla notte, è stata sempre una persona squisita, nel senso mi ha aiutato sulla preparazione perché dicevano che io mi tendevo a ingrassare, ma quello non era vero. Mi ha aiutato sulla preparazione fisica, atletica, poi mi ha fatto conoscere tante cose, mi ha insegnato cose che non sapevo. Un allenatore ti può aiutare, soprattutto un ragazzo giovane. Capello è una grande persona, un grande uomo, nel senso che oltre ad aver vinto tantissimo con il Milan e con il Madrid, è una persona di carattere forte che trasmette la mentalità giusta.